Siamo rimasti tutti un po' sorpresi da questa situazione. Abbiamo sentito ieri il vicepresidente Anselmi che ha dato la sua versione, diciamo, dei fatti. E il presidente come la vede? Presidente la vede così, che quando una delle persone, poi nella vita si sa, tutti litigano, tutti partono con i migliori propositi e poi però possono succedere, ci mancherebbe altro, ma dal punto di vista umano, come ha detto Massimo, nulla è successo dal punto di vista umano. Poi se le cose non possono andare avanti, quella è un'altra cosa, però questo lo volevo dire come lui ha parlato di me, voglio parlare anch'io di lui così. Però poi ci sono altre cose. Le altre cose sono che quando uno entra su una società ha diritti e doveri, e i diritti e doveri sono che sull'SS Arezzo, Sergio Lacava, tra una società e quote sue personali al 79%, Orgoglio Maranto 1% e Massimo Tramite una sua società il 20%. Quindi quando bisogna versare 100 euro, io verso 79, Orgoglio versa 1 euro e Massimo doveva versare 20. Massimo, adducendo, non si è manco capito bene, di condivisioni che non esistono più, da ottobre ha versato solo 10.000 euro e questa è una cosa che non va bene, anche perché poi quando tu devi pagare le cose, no, devi pagare 100 euro, no, che la gente dice ma i miei 79 l'ho pagato, l'uno di Orgoglio bene, ma bisogna pagare 100. Quindi questa è la ragione più importante. Fermo restando che tutto questo cancan, a parere mio, potevano uscire, perché uno, come ti ho detto, ci mancherebbe parte, sia io che Massimo, con i migliori propositi. Poi se le cose non possono andare bene, uno si separa, è normale. Però se l'accordo era fino al 30 giugno senza problemi, il 1 luglio a mezzanotte e minuto, Massimo Anselmi mi diceva: Presidente, io non condivido certe tue scelte, non condivido tante volte, basta, la chiudiamo qua. Però non puoi un campionato in corso fare una cosa del genere. Lui appunto parlava di decisioni del CDA che poi seguite da decisioni contrarie rispetto a quanto stabilito. No, ma però io ti ho detto, non facciamo confusione, partiamo da questo, cioè che lui all'improvviso da ottobre, mi sembra l'ultimo suo versamento è di 10.000 euro, io da ottobre mi sembra che ho versato qualcosa come 200-250.000 euro, quindi il suo 10%, il suo 20% era sui 50.000 euro. Dico, al di fuori di questo, le condivisioni che lui dice, tu intanto paghi quello che devi pagare perché ha delle quote, se no io nel CDA stesso dove tu mi dici che sono uscite queste cose, io ho detto Massimo, io non ho problemi, se le cose ormai non possono andare avanti così, tu sei di Arezzo, vuoi le mie quote, non c'è problema, io mi rendo conto che non sono di Arezzo, e lui mi ha detto no, però poi io ho detto Massimo, allora con questo 20% tu devi decidere cosa fare, perché la società se no non è giusto, corretto che il suo 20% alla fine chi lo deve mettere è la proprietà, perché come ti dicevo, quando devi pagare 100 euro devi pagarle tutte, non puoi pagare solo 79 o uno con il discorso d'orgoglio. Quindi diciamo il problema più grande è questo ed è nato da questo punto di vista, poi nascono tante altre cose. Io, come ti ho sempre detto, tutte queste cose le faccio per il bene del calcio e dell'Arezzo. A me ad Arezzo è cosa molto importante, lui ha avuto delle frizioni con Ermanno Pieroni, bisogna sempre ricordarsi che avere ad Arezzo un personaggio come Pieroni è un vanto non solo per la città, per il calcio, ma per la incredibile. Io ho girato da tanti mesi con lui in Italia ed è considerato tra i migliori, come lo è, e lo vediamo già dai risultati. Io sono un po' incavolato perché io, come ho detto, ho sempre fatto il bene d'Arezzo, sono stato anche criticato perché non ho venduto Buglio addirittura, ma purtroppo Buglio lo volevano portare, l'unico presidente in Italia che voleva portare subito un giocatore dalla Lega Pro alla Serie B, ovvero Cellino, anche se il proprio direttore sportivo gli diceva: Presidente, teniamolo altri 6 mesi ad Arezzo perché si matura, cioè è interesse anche del Brescia, però lui voleva portarlo subito via e là sinceramente rinunciando a abbastanza soldi, ho detto di no, perché levare in questo momento Buglio per il campionato che facciamo, un giocatore a parere mio determinante a centrocampo, non era una cosa che io mi sentivo di fare, quindi a malincuore abbiamo detto no a quell'offerta del Brescia.